Ordine. Ricordo ancora il disappunto di quando, da neolaureato, ho scoperto che per poter praticare la libera professione avrei dovuto fare un altro esame, oltre ai 40-45 che già avevo sostenuto, per avere la possibilità di iscrivermi a un ordine professionale. Un ordine che a quel tempo era una istituzione a me del tutto sconosciuta. E in questo riconosco delle gravi mancanze dell'università, che allora, come oggi, non ha dato la giusta informazione e forse anche formazione per un'attività da libero mercato. Il problema oggi di tanti studenti, laureati, laureandi, che si organizzano per il mondo del lavoro e che non hanno assolutamente consapevolezza che, oltre all'attività remunerata presso terzi, possa esistere anche l'attività libero professionale, cioè l'attività svolta in proprio sul mercato del lavoro, che tra l'altro considero come il miglior antidoto alle difficoltà lavorative cui oggi assistiamo, ma che sono già in atto da parecchio tempo. Che cos'è l'ordine professionale? Beh, intanto diciamo che in Italia esistono 28 ordini e collegi professionali. Agli ordini si accede tramite un diploma di laurea, ai collegi invece tramite un diploma di scuola media superiore. In questo fanno eccezioni i notai con il loro collegio. L'ordine professionale è un ente pubblico non economico sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia. In pratica è una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, che di per suo vigila sullo svolgimento della professione, onde garantire la qualità dei servizi svolti dai professionisti e quindi, in seconda battuta, anche a garanzia del consumatore, che ben poche possibilità avrebbe per poter verificare la qualità dei servizi erogati, che essendo prestazioni intellettuali sfuggono come tali a dei criteri normativi rigorosi. Come si accede, come si arriva all'ordine professionale? Primo, come detto, occorre un titolo di studio, laurea o diploma di scuola superiore. Secondo, occorre il superamento dell'esame di Stato. Terzo requisito, occorrono dei requisiti morali, ad esempio il fatto di avere una fedina penale immacolata e quindi scevra da elementi pregiudizievoli dell'integrità del professionista. Altra domanda dalla risposta misteriosa è: ma cosa fa l'ordine? Quali sono le funzioni dell'ordine? Di là dei già citati compiti di rappresentanza e di presidio del territorio, l'ordine, dicevo, che è anche un punto di riferimento confronti di comuni, di province, di prefettura, di qualunque forma istituzionale sia presente. Dicevo, al di là di questo, quali sono i compiti specifici di un ordine? Uno dei compiti principali, molto banale, è quello di formare, aggiornare e divulgare l'elenco degli iscritti a quel medesimo ordine. Poi abbiamo il fatto di stabilire la quota di iscrizione, il mancato versamento e motivo di sanzione. Poi vigila nella tutela professionale della categoria, reprimendo abusi e mancanze da parte degli iscritti. In più, e questa è normativa abbastanza recente, onde evitare l'obsolescenza della professione, organizza la formazione continua permanente tramite il piano formativo che ogni anno è tenuto a redigere e poi conferire al CONAF, che a sua volta poi provvederà o meno ad approvarlo. Dimenticavo di dire che gli ordini sono a carattere provinciale, quindi ogni provincia italiana ha un ordine a cui ci si iscrive. Un ordine raccoglie e adesso fanno riferimento coloro che si muovono su un determinato areale, che può essere provinciale, poi in realtà l'attività del libero professionista può svolgersi a livello nazionale, però magari la residenza è nella città di Ferrara, per cui ti iscrivi all'ordine di Ferrara. È un fatto di comodità.
gli ordini provinciali sono poi organizzati a livello di federazione regionale, che a loro volta vengono coordinate dal CONAF, il Consiglio degli Ordini Nazionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. L'ordine provinciale si coordina sul territorio con le istituzioni a livello provinciale, comunale, quindi sopra gli ordini provinciali c'è la Federazione Regionale degli Ordini, che è una istituzione la cui assemblea è fatta dagli eletti dei consigli provinciali, mentre il consiglio direttivo è costituito dai presidenti degli ordini provinciali. Anch'esso, alla pari degli ordini provinciali, quello regionale, avrà un presidente, dei consiglieri, un segretario, un tesoriere, una sua struttura. Questa forma intermedia, regionale, federazione regionale, si coordina, tiene i rapporti, cerca di sviluppare e di difendere, virgolettiamo il termine, la categoria a livello regionale, coordinando sia appunto gli ordini, ma anche coordinandosi verso quelle che sono le istituzioni esterne. Sopra la federazione regionale c'è il CONAF, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Il CONAF ha sede a Roma, svolge un'attività cui direttive a cascata sono quelle che vengono poi recepite dagli ordini provinciali. Si coordina a livello nazionale, quindi anche coi ministeri, ma anche a livello internazionale. Accanto al concetto di ordine professionale c'è il concetto di albo professionale. Sono due concetti simili, talvolta sovrapponibili, ma anche talvolta profondamente diversi. L'ordine è una istituzione, è un qualcosa di immateriale, se vogliamo. L'albo invece è un elenco, è l'elenco dei professionisti iscritti. Se da un lato l'espressione iscritto all'albo ed iscritto all'ordine sono assolutamente scambiabili, non lo è per nulla l'affermazione di presidente dell'ordine e presidente dell'albo, laddove il concetto di albo è alla base del concetto di ordine, ovvero sia può esistere un albo senza un ordine, l'albo dei termotecnici può assolutamente esistere e avere una sua piena valenza, mentre non può esistere un ordine senza albo. Un iscritto all'albo e quindi all'ordine sostanzialmente è tenuto ad osservare quattro principi fondamentali. Il primo è il principio di correttezza, quindi rispetto del codice deontologico sia verso il cliente che verso gli altri colleghi. Il secondo è il principio di colleganza, in base al quale un professionista è tenuto a prestare la propria opera sia nel caso in cui un prelavoro sia stato iniziato e non finito da un collega, sia nel caso di chiamata per essere coadiuvato. Il terzo principio, il principio di riservatezza, in base al quale un professionista non può divulgare notizie, informazioni relativi a committenza. Quarto principio è il principio di disinteresse, in base al quale un professionista deve mantenere unica verso il proprio cliente solamente un principio di interesse economico e quindi non può farsi influenzare da altri criteri che non siano appunto quelli regolati preventivamente su base economica. In definitiva, in un gioco di parole, potremmo dire che per essere iscritti ad un ordine professionale occorre essere adeguatamente ordinati.